Mi chiamo Domenico Zarlus e faccio il cantante. In arte Mimmo Zarlus. Gli amici mi chiamano Ermonnezza. Perché? Non lo so, chiederò a loro perché. Poi io sono un ragazzo fine, non è che. Sono nato in Sicilia, però vivo a Roma da un paio di tempo. Perciò mi sono imparato il romano. E niente, volevo rilasciare questa intervista. Ammazza, ma che ce ne frega. Volevo rilasciare questa intervista esclusiva. Perché se gira voce che Giacomo Film sta facendo un progetto, no? È il regista famoso, Salvatangelo, mi ha contattato. E mi ha chiesto se volevo fare sto filmone. Perché filmone? Perché se gira voce che è un film mica da niente, se era un film piccolino si diceva un filmetto, una cosa da poco, invece un filmone vuol dire che è un grande film. E niente, sto Salvatangelo mi ha detto se volevo diventare il protagonista di questo film. Io ho detto, non lo so, poi vedremo. In pratica io dovrei fare il saluto, come si chiama? È coatto. Ma io non so se sono proprio adatto, perché io mica sono una cosa così, no? Non lo so, ce lo dovrei pensare, voi che dite? Sono capace di fare sto film. Adesso dipende tutto da voi. Se voi mi dite che io sono capace di fare questo film, io ci provo, a me che me frega. Vediamo quanto mi piace riceve questo video. Se riceve più di 100 mi piace, io ci provo. Contatto Salvatangelo e gli dico, a Salvo, e vabbè, facciamo questo film. E che me frega. Comunque, se volete sapere la pagina di Facebook di Salvatangelo, basta che cliccate Salvatangelo e vi esce la pagina, mettete mi piace e vedete tutti i suoi film. Se invece cercate me, cercate deficienti.it, mettete mi piace, così io sarò sempre con voi in qualunque momento, qualunque cosa io faccio, mi trovate là sulla homepage del vostro conto Facebook. Adesso vi saluto perché è tardi. È l'1:20 e io sto cascando dei sogni. Ne fumo sta sigaretta e poi vado a letto. Ah, a proposito di Facebook, visto che sapete il contatto mio, io non so giocare sui giochi a Facebook, quindi per favore, ve lo chiedo per favore. È inutile che mandate richieste per giocare su Facebook, avete capito? Che mamma avete rotto proprio il cazzo. Vi saluto. Ciao. Il Padre Eterno quando fece il mondo lo disegnò quadretto, però gli venne tondo e poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino non sei solo tu, quando uno è scemo, scemo pure ne è vero. Il Padre Eterno allora un po' sudetto si tolse uno stivale e fece il nostro stato ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini.